Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova serie, siamo nella Super Hostile UHC. La UHC è una modalità di gioco in cui non si può rigenerare la vita, se non mediante l'utilizzo di mele d'oro o pozioni di salute istantanea. Ci saranno 4 team, i 12 giocatori verranno spawnati in punti della mappa scelti in precedenza e dovranno raggiungere una base comune per team, in cui scopriranno chi sono i propri teammates. Come dice il nome stesso della UHC, ovvero Super Hostile, questa volta i giocatori dovranno vedersela con i mob, con gli avversari e soprattutto con l'ostilità della mappa stessa. Ci saranno 7 episodi. Alla fine del 6° episodio il board inizierà a restringersi, passando da una dimensione incredibile di 3.000 blocchi a una di 200. In giro per la mappa sono disposti dungeon, trappole e strutture con tesori nascosti. Ma attenzione, c'è in palio una mela di noce nascosta nella mappa, che come sapete tutti è uno dei drop più potenti all'interno di Minecraft. È proibito, assolutamente proibito allontanarsi troppo dall'isola, andando oltreoceano. Anche se un board aggiuntivo, oltre a quello classico di Minecraft, quello lì con le strisce azzurre, anche se appunto questo board invisibile riuscirà a trattenere i player respingendoli in caso di trasgressione. Detto ciò, buona fortuna e che vinca il migliore. Ok raga, ci siamo, eccoci qua nella nostra stanzetta, pronti per partire, questo è il pulsantino. E niente, io direi di partire ragazzi, 3, 2, 1, via, ci siamo. Eccoci qua, questa è la nostra zona di spawn, abbiamo già delle mucche, ok, perfetto, vediamo un po' la mappa, ok, perfetto. Non è una zona, cioè abbiamo degli alberi, ok, perfetto, dai, ci può stare. Intanto vi ripeto un secondo le regole, come potete vedere sopra i cuori ragazzi trovate la barra della sete. Ovviamente in questa stagione calerà molto più drasticamente rispetto all'altra, perché ovviamente è un bioma vulcanico, come potete vedere. E niente, direi di iniziare tra 3, 2, 1 e niente, ci siamo ragazzi. Perfetto, allora abbiamo le coordinate per la nostra base, perfetto. Abbiamo un po' di coniglio crudo, not bad, not bad. Allora la cassa io me la prenderei anche volentieri, me la prenderei. Cosa sta succedendo alla cassa? Cosa sta succedendo? Va bene. Ok ragazzi, allora prima di tutto direi di prendere un po' di legno, perché è l'unica cosa che ci serve al momento. Quindi prendiamoci subito il legno e poi direi di raggiungere subito le coordinate che abbiamo trovato nella mappa. Ok, prendiamoci un altro po' di legno. Poi, come vi ho detto, andiamo direttamente nella nostra zona, dove dovremo trovare gli altri compagni. Dove dovremo trovare. Allora, direi di prenderne un bel po', anche se effettivamente non è che ce ne serve tantissimo al momento. Anche perché il primo episodio, ragazzi, è in peaceful, quindi la fame non dovrebbe calare. Perché almeno, visto che siamo soli, non rischiamo, diciamo, di morire per i mob. Ok, laggiù vedo il centro della mappa, probabilmente. Comunque direi subito di andare verso le nostre coordinate. Allora, questa è la mappa. La base mi sembra di vederla qua, mi sembra. L'unica cosa artificiale che vedo. Ok, allora, prima di tutto direi di andare verso le nostre coordinate. E andare verso, abbiamo detto, 65-97. Quindi 65-97 da questa parte. E poi, vediamo un po', meno 67-95. Quindi da questa parte dovrebbe essere più o meno. Vediamo un po' se si vede. Ok, sì. Dovrebbe essere da questa parte, ragazzi. Quindi vediamo un pochino dove si spunta. Ovviamente guardiamoci un po' intorno se riusciamo a trovare qualcosa, ovviamente. Anzi, prima di tutto direi di farci una crafting table. Almeno ci craftiamo le cose essenziali. Almeno una spa... Sì, giustamente la metto lì, giusto? Le cose essenziali, quindi almeno un piccone e basta. Perché tanto il pietrisco lo possiamo prendere. Anche una spada, diciamo, dai. Direi, visto che ne abbiamo la possibilità,
di prendere anche un pollo, cioè di ammazzare un pollo perché ci servono le frecce, quindi sì, ammazziamo anche il pollo, bella. Ok, allora, dovremmo andare da questa parte se non sbaglio, vediamo un po'. Ok, sto per arrivare ragazzi. Eh sì, siamo vicinissimi, che fortuna, boia, che fortuna. Ovviamente come vi ho detto dobbiamo guardarci un po' intorno perché non mi sembra, vediamo un po', non mi sembra di vedere niente di interessante al momento, dungeon o strutture dessimili. Ok, qua c'è un po' di pietrisco che però mi prendo volentieri perché mi serve, semplicemente. Ok, vediamo un po' se troviamo altro pietrisco. Là c'è il mare? No, è un lago. Non capisco, vabbè, comunque. Ok, siamo arrivati sul mare, io direi di bere un pochino perché come vedete la sete è già calata parecchio, quindi direi di abbuffarci d'acqua, incredibile. La riempiamo di nuovo, perfetto. E dovremmo quasi essere alla base. Ok, dovremmo andare tutto verso sinistra. Dovremmo essere lungo la costa qua, se non sbaglio. Esatto, perfetto. Comunque ragazzi, con le shader, come potete vedere, l'atmosfera è molto più figa, quindi probabilmente le terrò per tutta la UHC. Però io vedo anche delle canne da zucchero che non mi dispiacciono. Anzi, prima di andare alla base, direi di andare a prendere un po' di canne da zucchero, perché ci servono per l'enchanting table. Poi successivamente raggiungiamo lo spawn della nostra squadra per vedere chi sono i nostri compagni. Come potete vedere ragazzi, alcuni hanno già trovato la loro squadra. Tesla per esempio è nella squadra verde, mentre Robby è nel magenta, light blue, non saprei come definirlo. Comunque, come potete vedere premendo tab, possiamo già vedere che alcuni hanno già perso cuori. Ecco, Razor è arrivato nella magenta, come potete vedere. Ovviamente vi terrò aggiornati anche riguardo i cuori premendo tab ogni tanto. Comunque, un mio parere, cioè la vedo molto figa questa mappa, ve lo posso assicurare. Ora, io e Tesla che l'abbiamo creata, non è che sappiamo tantissimo di sta mappa, nel senso, sappiamo com'è formata e vi posso dire che è una mappa parecchio, parecchio grande. Vi posso dire soltanto questo, anche perché le altre cose, diciamo, non mi ricordo dove sono i dungeon, eccetera, eccetera, quindi vado al buio, semplicemente. Allora, intanto dovremmo quasi esserci, vediamo un po', sì, ci dovremmo quasi essere. Qua a sinistra dovremmo trovare... Oh, cos'è quello là? Un cranio? Che figata, boia. Ok, squadra verde, quindi. Siamo nella squadra verde con Tesla. Che storia, boia. Oh, aspetta, qua c'è un coniglio. Muori, cazzo, dove va? Dove? Vieni, pezzo di merda. Non muore, ragazzi, non muore, è invincibile. Ragazzi, non... Se non muore? Oh, e non mi dà niente, giustamente, ok. Allora, vediamo un po' se troviamo anche qualcos'altro, non mi sembra. Comunque, raggiungiamo subito la base e vediamo. Ci dovrebbe essere Tesla, ci dovrebbe essere a sto punto, credo. Bella Tesla, bella per te. Allora, lo raggiungiamo subito sul Discord. Ok, allora, vediamo un po' cosa abbiamo qua dentro. Abbiamo uno scudo, che ci serve assolutamente, e le coordinate per il deathmatch finale. C'è Tesla? Ah, bella! Wow, bella. Pesa zio. Intanto ragazzi, vi ricordo, io devo prendere anche un po' di canne da zucchero perché ci serve per i libri. Vai. Sì. Lungo il percorso non è che abbia trovato molta roba, cioè niente, canne da zucchero e basta ho trovato, quindi non è che abbia trovato molto. Comunque ragazzi, questa è la mia skin, non ve l'ho ancora fatta vedere. Eccola qua. Ok raga, Alexis che perde vita e il team Ciano è al completo. Okay. Allora intanto a noi ci manca soltanto un teammate, quindi aspettiamolo, non sappiamo chi è. Comunque uno tra tra Gabro, Alexis, Regan, Albi e Ranasgao, che sta perdendo vita, quindi è uno di loro. Sì. Speriamo non sia Ranasgao, perché sennò siamo già nella merda, quindi speriamo. Cioè, comunque, vediamo un po' che è rimasto full vita, Regan e Gabro, che non ha ancora team, quindi speriamo uno di loro due. Ah, comunque vabbè, ragazzi, okay. Se vedete in chat comandi e roba varia, è uno, Balzar, che ci aiuta anche riguardo le precipitazioni, eccetera, eccetera. In più, lui può tipparsi ovviamente dagli altri per vedere un po' la situazione, per vedere un po' com'è la mappa, eccetera, eccetera. Comunque, se vedete dei comandi in chat, non vi spaventate, è semplicemente Balzar che si tippa. In più, sì, è Tesla che deve settare i team per ognuno, quindi non vi spaventate. La sete mi dà parecchio fastidio, mi dà? Un po', ma io, zio, sono già 50, 55. Mi dà parecchio fastidio. Allora, c'è una pecora, non so cosa possa servire, però la ammazzo, giusto. C'è una pecora, sì. Allora, magari io inizio a farmi, tipo, una crafting... E i primi oggetti almeno di pietra. Esatto, ora mi spacco anche un po' di pietra, vado un po' sotto. Allora, vediamo un po' se trovo il pietrisco, dovrebbe essere qua sotto. Mi serve anche una torcia perché con le shader sennò non vedo niente dopo, quindi... Cazzo. Mi serve allora, assolutamente il carbone. Mi ha whisperato qualcosa, a regola niente, reso racquittato, bene. Ok, ho trovato del pietrisco, allora mi serve due per la spada, tre per il piccone, quindi allora, sei... Allora, come potete vedere, raga, il problema dei mob che spawnano... Sembrerebbe schivato dal punto di vista del bioma, perché dite, isola dei funghi. Manco per niente. È un trollone. È un trollone gigante, perché in realtà... carbone, fra l'altro. Perché in realtà siamo in una swampland. Esatto. Con il bioma dell'isola dei funghi a taroccarla, diciamo. Ah, come vi ho spiegato, ragazzi, nel primo episodio la difficoltà è in pacifica per... Però se qualcuno muore può essere respawnato. Esatto. E non si possono uccidere quelli che... Cioè, per esempio, il PvP non è attivo adesso, nel senso che... Se uno che è in un team uccide qualcun altro che non è in un team, quindi se tipo un verde uccide un bianco,
il bianco esatto. Però può essere respawnato. Esatto. Assolutamente. Esatto. Questo vale soltanto nel primo episodio, però. Ora, io direi intanto di guardarci anche un po' qui intorno, anche se io sinceramente non vedo niente. Non vedo, cioè... Meno io. Cioè, vedo dei conigli che mi scappa, non riesco a ammazzare. Muori, pezzo di merda. Ma non muori... Vabbè, bella. Ok. Bella. Ok, allora, io ho già degli attrezzi di pietra, quindi vado... Cioè, anch'io? Degli attrezzi di pietra. Vado a craftarmeli subito, gli attrezzi di pietra. Allora, io mi prendo... Delle... un po' di legno perché lo sto finendo, anche perché dopo ragazzi dovremo andare in miniera, quindi per sì, assolutamente. E siamo un altro teammate. Già farci appare giù qualche mela, che sarà tipo la cosa più importante, raga, in questa UHC non è che serviranno tante mele, cioè di più, di esatto. Più. C'è un motivo se si chiama super hostile. Qui c'è del carbone, zio, ci sono dei blocchi di carbone. Allora, ci servirebbe a costruire una fornace perché tanto voglio vedere se riesco a tirare giù un albero. Che cazzo, eh? Ah già ragazzi, allora, c'è la tricapitator, mi ero scordato di dirvelo, anche se non orange. Funziona perché sono customizzati, però vabbè, scialla. Allora qua, aspetta, manca un pezzo di legno e poi dovremmo... Ah no, io c'ho la fame, ma l'hai preso il cibo che c'era? Sì, sì, l'ho preso, è solo che era crudo, okay. Devo cuocerlo, aspetta. Ok, qua, allora c'è un albero che dovrebbe droppare le mele, si spera. Speriamo. Oro, 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 fottuto oro! Che culo di merda! Raga, ho trovato l'oro! Madonna. Ah, una cosa ragazzi che non vi abbiamo detto. Padding. Ferro, ferro! Buono. Buono, allora, ragazzi... Mia, no, no! Vabbè, ma allora me lo fanno apposta. Cosa? Mi è esploso un creeper in faccia. Che cazzo, che cazzo. Aiuto. Ok, ok. Madonna, raga, ve l'ho detto che è super hostile. Ci sono i mob anche di giorno, parliamone. Esatto, una cosa che non vi abbiamo guardate detto, ragazzi. Guardate quanta gente ha perso vita. Siamo rimasti che... io, Vischio, Flame, Razor. Cioè, ragazzi, Gabro Flame è full cuori, Ragioniamo raga, su sta Flame... cosa. Allora, intanto, ragazzi, vi volevo dire una cosa. Non è che Tesla ha trovato l'oro perché è andato in profondità, è perché questa mappa è parecchio bassa come altezza. Quindi, esatto. Diciamo, possiamo trovare alla nostra altezza in cui siamo adesso già anche i diamanti, volendo, perché siamo sì, all'incirca sì. 17. Quindi, se si scava a dritto, troviamo già i diamanti. Mi serve del pietrisco, perché sennò io schiatto. Help me, per favore. È bella. È qualcuno che scrive fuck. No, ma mi sa che... No, è un falso allarme. No, zio, guarda Ranasgawe Regan. Porca troia. Guarda Alexis, pure lui. Raga, è un bordello. È un bordello. Allora, io ho trovato il pietrisco. Allora, facciamo una cosa perché qua sennò si rischia di morire anche noi. Falsa dice che è finita. Ragazzi, non è pioggia acida, come potete vedere, perché non fa il suono e in più non ci sono le particelle di fuoco. Altre cose, come potete vedere con la scena diventa molto più figo, però c'è... Ah, oddio, che paura, pensavo tu fossi un creeper. Chi è? Ah, è Regan. È arrivato Regan. Grande bella. Uomo. Allora. Allora, stavo per colpire. Allora, aspetta, green. Ok, a posto, abbiamo Regan. Okay. Wow, raga. Bella. Bella, zio. Allora, una cosa. Qui è esploso un creeper, che bordello, vabbè. Allora, mi faccio la fornace, mi faccio, perché... Io ho trovato una miniera. Se c'è un mob, è la fine. Però c'è del ferro. Cioè, del ferro e dell'oro. Allora, la fornace la metto qua. Che ho sentito quasi un suono di un creeper, mi sono preso un infarto. Allora, mi trasformo un po' di legno. Sì, comunque c'è l'oro qui. Ciao, Regan. Bellissimi. Bella, ciao. Buon uomo, hai perso un botto di vita. Ho perso un botto di vita perché ho trovato uno scheletro. No, me lo immaginavo, perfetto. Io a me mi è esploso un creeper davanti alla base, mi è esploso, quindi fai te. Ah, ho visto. Abbiamo già trovato l'oro, quindi... Uh-huh. Esatto. Va bene. Oddio, c'è un Enderman che non attaccherò perché ho avuto molte esperienze. Non ti conviene. I miei mob, diciamo, che non sono stati carini. Allora, vediamo un po'. Qua abbiamo le coordinate del centro, ricordiamocele. Non lasciamo le basse, è un bordello. Sì. Mettete anche a cuocere la vostra carne che avete trovato nella cassa, almeno a cibo siamo... Sì, non mi sa di sì. Credo. Dovrebbe essere tipo notte, forse? Cioè, non ho capito. No, è ancora giorno, ancora. È ancora giorno, ok. Okay. Hai visto qualche struttura venendo in qua? Perché io non ho visto niente. Ho visto praticamente delle antenne... Ah vabbè, quella centrale, visto allora. Ed anche sì, una mongolfiera nella quale non sono andato. Strisce gialle. Ah, una mongolfiera hai trovato. Sì. Allora ci andiamo dopo, se ti ricordi dov'è magari. Perfetto. Più o meno. Vabbè, ci proviamo. Posso... dei polli. E io ho trovato dei maiali un po'. Io sono un genio. Stavo spaccando... Ah, ma è carbone? Okay, è carbone, che culo! Bene, ottimo. Bene. Esatto. Comunque, non trovo praticamente carbone. Sacco, ho trovato due blocchi io. L'ho trovato, se... Ora te li porto. Magenta. No, beh, mettili nella fornace direttamente, così cuociamo tutto. Sì, me ne voglio lasciare qualcuno anche manca per andare in miniera. Manca soltanto Gabor, che a questo punto farà parte del team giallo. Esatto, con Alexis e Razor. Appena arriva lo sposto. Attenzione in chat, perché vabbè c'è un po' di bordello, mi raccomando, guardiamo quando deve finire il primo episodio. Magari lo metto direttamente... Allora, aspettate un secondo, allora, c'è un altro albero, ok. Cioè, no, c'è i zombie, no, bella zombie. Zombie. Ognuno è nella propria posizione. Io scappo, bella.
Bella, bella zombie. No, ho perso mezzo cuore, ma come? Oh, raga, andate sottoterra, andate sottoterra. Sì, arrivo, arrivo. Vado a prendere il cibo e arrivo. Io ho ucciso uno zombie che non mi ha droppato nulla. Sta diventando notte comunque. A proposito, ragazzi, vi ripeto, cazzo. Anzi, vi informo perché non lo sapete voi, che in questa serie è possibile mangiare la carne marcia. Nel senso, cuocerla vi dà tre cosciotte o una in mezzo, non mi ricordo di preciso, di fame. Quindi non vi dà avvelenamento, se la cuocete ovviamente, quindi dobbiamo cuocerla prima. Portare l'acqua qui sotto, cazzo. Merda. Ah, ma siete giù? Siete, ok. No, io sono qua. Raga, abbiate sempre dietro due secchi. Almeno due, servono per mettere l'acqua, per fare la fonte infinita. Lo so, ma io non c'ho ferro, è quello che... Io sì. Sì, sta diventando notte, vedo il tramonto. Ok, fa schifo così, però perlomeno abbiamo una... Ma guarda, io sinceramente farei partire la grotta da qua, tanto siamo già ad altezza 17, quindi... Ah, fantastico, allora, siamo nella vecchia base praticamente. Aspetta, mi faccio un po' di torce perché... Nel cranio? Sì, siamo nel cranio. Anche allora, io sono sottoterra, provo a raggiungervi da sottoterra, in teoria dovrei farcela. Vai. Fine primo episodio. Di già. Ok. Ragazzi, allora, siamo un po'. Vabbè. Bella, comunque, siamo già messi male tutti quanti. Esatto. Esattamente. Questa è la situazione. Questa è la situazione. E non siamo messi bene. Siamo rimasti con tutta la vita. Esatto. Siamo Gabbro, io e Vischio. We can do it. Quindi, vabbè, ragazzi, ci vediamo nel secondo. Ci vediamo. Bella. Ciao, bellissimi.